Gentili telespettatori e telespettatrici, un cordiale saluto dallo Stadio Comunale Leonardo Capponi di Treia per la quinta giornata del Girone B di Promozione Marche, stagione 2022-2023. Ad affrontarsi quest'oggi l'Aurora Treia ed il Castel di Lama. Sul punto di battuta l'arbitro fischia, si può cominciare. Aurora Treia che gioca il primo pallone, Romagnoli scarica su Panichelli, tra Voinea a battere. Voinea impatta sulla barriera, riconquista però il pallone, girato all'indirizzo di Romagnoli. Romagnoli, l'intervento qua vediamo di Cialini, ma direttore di gara era lì, non viene ravvisato nulla. L'Aurora Treia non porta a casa neanche il corner, l'ultimo tocco è stato di Romagnoli. Per Menchini, attenzione perché ha molto spazio per crossare, impreciso però, questo recupera il pallone, la pressione di Silvestre, il cross di Panichelli, poi vediamo Andreucci, cerca l'acrobazia, lancio lungo per Voinea, Voinea che prova a sorprendere Pompei, Voinea il pallone in campo, Voinea al centro, Panichelli, la porta era sguarnita. L'Aurora si divora la sua prima vera occasione dell'incontro. Gentili telespettatori e telespettatrici, ben ritrovati dallo Stadio Comunale Leonardo Capponi di Treia per il secondo tempo tra Aurora Treia e Castel di Lama. Per chi si fosse messo solo ora all'ascolto, ricordiamo che le due formazioni ripartono dal punteggio di 0-0. Ben 5 uomini in barriera per l'Aurora, Agostini si allontana dal pallone, c'è D'Angelo sul punto di battuta, parte D'Angelo, facile per Cartechini, Inea, Marchetti, il tacco di Ariel Di Francesco, ma c'è la copertura della squadra ospite, D'Angelo, Mamri, cross che viene smorzato, ma attenzione a Cialini. Galie fa partire ancora un cross, c'è D'Angelo, Agostini disturbato, vediamo Voinea fa sportellate con un avversario, conquista il pallone l'Aurora, Ariel Di Francesco, ma c'è la rimonta di Agostini, ancora di Lorenzo, Mamri, la copertura di Panichelli, arriva anche Fratini, passa in qualche modo il pallone, Cialini manca l'aggancio con il pallone, ancora Voinea, fa partire un cross Voinea, la palla che attraversa tutta l'area di rigore, è la copertura di Troiani che deposita il pallone in rimessa laterale, ma non ci sarà tempo per battere, con 2 secondi d'anticipo il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi, finisce qui dunque al Comunale Leonardo Capponi, Aurora Treia e Castel di Lama si dividono la posta in palio, termina 0-0 l'incontro. Ringraziamo la preziosa collaborazione tecnica di Fotosì Studio Video Isidori di Villa Potenza. Da Lambertucci Cristiano per oggi è tutto, un saluto ed un appuntamento per i prossimi eventi sportivi. Mister Passarini, pareggio interno oggi per l'Aurora che è stata fermata sullo 0-0 dal Castel di Lama, una partita bloccata e forse magari è mancato, diciamo, l'estro finale per poter cercare il guizzo giusto per sbloccare la partita. Sì, sicuramente questa è stata una partita molto tirata, molto ben giocata da tutte e due le squadre, una bellissima partita penso. Sotto il profilo sia tecnico che fisico, insomma, di una partita molto dinamica. Serviva il guizzo, serviva la giocata, oppure sarebbe servito l'errore insomma, da una dall'altra parte. È finita 0-0, però direi una partita contro una buonissima squadra, finora la migliore che ho visto.
Questa settimana ha funzionato molto bene il reparto difensivo dopo i tre gol subiti contro il Grottammare la scorsa settimana. Oggi Cartechini non è stato trafitto, diciamo, dalle conclusioni avversarie, quindi a testimonianza che durante la settimana si è lavorato abbastanza bene. Ma quello sì, se non abbiamo preso gol, cioè, è importante, non ne abbiamo fatti. È venuto fuori uno 0-0, ripeto, contro una squadra ben organizzata, molto ben allenata dall'ex bomber Poli. È veramente una bella partita, dai, potevano vincerla loro come potevamo vincerla noi. È stata, ripeto, una partita combattuta che secondo me si sbloccava solo con un episodio, una giocata oppure un errore. Noi ne abbiamo fatti un paio nel secondo tempo, abbiamo rischiato un po', però potevamo farli pure noi. È stata una bella partita, ben giocata. Sulla metà del secondo tempo abbiamo visto Gobbi lasciare lentamente il terreno di gioco. Scelta tecnica o problema fisico? No, è stata una scelta tecnica, perché era un momento in cui soffrivamo un po' il loro possesso, avevano conquistato metri e tatticamente ho cambiato qualche cosina per cercare di rimediare alla loro supremazia, che era in quel momento cominciava ad essere preoccupante. Stel di Lama oggi esce dal comunale Leonardo Capponi con un punto, partita ben giocata, però diciamo è mancata la giusta freddezza sotto porta per superare gli avversari. Hai colto un po' nel segno, nel senso che sono d'accordo. Abbiamo fatto, secondo me, un'ottima partita. Ovviamente, prima di quello che hai detto tu, ci sta da dire anche che ci siamo arrivati in quelle condizioni, quindi siamo stati bravi ad arrivarci, a stare sempre in partita, a fare quelle piccole cose che avevamo provato in settimana e che oggi ci hanno permesso di poter arrivare appunto in quella zona di campo dove obiettivamente sì, dovevamo azzeccare un po' più le scelte, ci è mancata proprio la zampata vincente. Un pizzico di sfortuna no, piuttosto un pizzico di lucidità in più nel fare la scelta giusta, perché siamo contenti di riuscire con un pari, siamo contenti della prestazione, c'è un po' di rammarico perché potevamo anche portare via i tre punti con un po' più di lucidità. Ecco, un altro punto per il Castel di Lama, che è partito bene in questo avvio di campionato, e una squadra che vuole fare la sua parte in questa stagione. Ma sì, noi siamo partiti per cercare di mantenere la categoria. Abbiamo preso subito due scoppole in Coppa Italia, la prima di campionato, abbiamo preso 3-0 e 4-0 a Capodarco con la Futura, e ci siamo dati l'obiettivo di innanzitutto voler dimostrare di poterci stare in questa categoria. E in queste 3-4 partite lo abbiamo dimostrato, veniamo da 4 partite senza sconfitta, che per me dare seguito ai risultati e continuità è una cosa che poi dà morale. Quindi, ripeto, ci prendiamo il punto, credo che sia un pareggio giusto, e poi adesso sarà sempre una battaglia, perché sabato abbiamo la Civitanovese e speriamo di continuare questa serie positiva. Grazie mille, mister. A voi.